RAI, Radio 3. Il cantiere di Radio 3. Buonasera e bentrovati da Luca Damiani. Il secondo ascolto del cantiere di Radio 3 di quest'oggi è dedicato al rock progressivo. Ecco, in questo caso dunque una certa affinità di interessi del sottoscritto, perché il rock progressivo è sicuramente l'episodio più interessante dell'evoluzione di questa musica nata tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Il rock progressivo nasce negli anni 70 ed è una specie di naturale evoluzione del rock, una ricerca di qualche cosa di profondo, di melodie più articolate, di ritmiche più diverse, in modo che quelle canzoni assumessero il valore quasi sinfonico che la musica rock non aveva. Negli anni 70 sono nati molti gruppi, di molti sentirete riparlare in questo documentario e molti di quei protagonisti saranno di nuovo con noi. Grazie e buon ascolto da Luca Damiani. Stefano Orlando Puracchio, con la collaborazione di Marco Di Felice, presenta L'ultimo guerriero. Radio Frequenza, la radio dell'Università degli Studi di Teramo, è moderatamente orgogliosa di presentare L'ultimo guerriero. Un programma scritto e condotto da Stefano Orlando Puracchio. Regia di Marco Di Felice e Stefano Orlando Puracchio. Benvenuti all'ultimo guerriero, Stefano Orlando Puracchio al microfono e Marco Di Felice alla parte tecnica. Ciao Marco. Ciao Ste, come ti senti? Molto mainstream Marco, molto mainstream, ma a parte le facili battute e dato il poco tempo a nostra disposizione iniziamo subito a parlare dell'argomento di oggi, ovvero quel magico e progressivo novembre del 2010. Dovete sapere che nel giro di un mese ho avuto l'opportunità di assistere a due grandissimi eventi che si sono svolti in Italia nell'ambito di uno dei miei generi musicali preferiti, ovvero il progressive rock. Il primo si è svolto a Roma il 5 e 6 novembre al teatro Tenda a Strisce e si chiama Prog Exhibition. Ha visto la partecipazione del gota del prog italiano, PFM, Osanna, Banco, Trip, Tagliapietra, e raccomandata con ricevuto di ritorno, assieme a ospiti internazionali di spessore, come Ian Anderson dei Jethro Tull, David Cross e John Wetton dei King Crimson, David Jackson dei Van der Graaf Generator e, scusatemi se mi soffermo di più su uno dei miei musicisti preferiti, Thijs van Leer dei Focus. Insomma, due serate fondamentali per gli appassionati del genere. E l'altro? Il secondo evento si è svolto a Teramo il 29 novembre 2010 al Teatro Comunale e ha visto in scena Gary Green e Malcolm Mortimer dei Gentle Giant, assieme a una delle realtà più interessanti della musica abruzzese, ovvero l'orchestra contemporanea diretta da Tony Fidanza. Per la prima volta la musica dei Gentle Giant è stata suonata da un'orchestra di una trentina di elementi. Ascolteremo alcuni dei protagonisti di questi due eventi, ma prima di tutto chiediamoci: è possibile avere una definizione esaustiva di progressive rock? Lo abbiamo chiesto a Simone Minelli, professore di educazione musicale, chitarrista e appassionato del genere. Il progressive, nato alla fine degli anni 60, rappresenta forse il punto di unione tra il rock che veniva dal blues e la musica classica, che in quel periodo iniziava a perdere un po' di colpi, perché ci fu questa dicotomia tra il Novecento avanguardistico e il Novecento classico. Di conseguenza possiamo dire che il progressive rappresenta forse lo stato più evoluto del rock. Potrebbe essere il primo esempio di, chiamiamola anche contaminazione del rock da parte della musica classica, perché assistiamo praticamente nella fine degli anni 60 a diversi gruppi che utilizzano dei temi di cultura classica, utilizzano Pictures Exhibition di Mussorgsky,
utilizzano le gavotte di Bach, utilizzano di tutto di più. Bach specialmente viene molto utilizzato perché avendo creato delle cellule, delle frasi melodiche molto interessanti, è chiaro che ha dato modo ai gruppi progressive di elaborare queste frasi, questi discorsi. Possiamo definirla sicuramente un genere colto, tra virgolette, perché considerato gli strumenti che sono per la prima volta nel rock anche sintetizzati e perché la struttura dei brani è molto complessa, si può definire a mio avviso musica colta. Il grande tributo del progressive verso la musica classica è fondamentale e palese, ma ci sono però altre influenze? Ascoltiamo Franz Liscioccio, uno dei fondatori e batterista della PFM, premiata Forneria Marconi. Ci sono molte influenze che hanno contribuito a far sì che questa musica crescesse e diventasse uno dei linguaggi preferiti dei musicisti. La musica classica ha dato un grosso contributo perché l'evoluzione della musica intorno alla fine degli anni 60-70 ha avuto un grande spazio perché la tastiera, il pianoforte ha avuto una spinta molto grossa dal punto di vista di ricerca. Sono usciti strumenti che hanno permesso di portare il pianoforte in giro per i palchi, per i concerti dal vivo. Da lì sono nati strumenti, il Moog, che è uno strumento monofonico, però sintetizzava suoni che permettevano una certa propensione a usare dei linguaggi classici con strumenti tipo i legni, i fagotti, i flauti. Il mellotron, che addirittura restituiva quel sapore dell'orchestra, dell'orchestrazione. Senza contare l'organo Hammond, che ha avuto la larghissima diffusione, e il pianoforte acustico tramite il piano Fender, che è un piano elettrico molto molto famoso, il piano Yamaha, e quindi la tastiera ha dato un impulso all'evoluzione della musica proprio perché il linguaggio della musica classica poteva essere usato dai gruppi rock dell'epoca. Non dimentichiamo che però ogni gruppo aveva un bagaglio ispirativo, non proprio derivativo ma ispirativo, cioè la musica progressive, l'improvvisazione si fa un po' cercando di leggere la chiave che usano i jazzisti. PFM almeno fa così. PFM ha una porta d'entrata e una di uscita in mezzo improvvisa, dandosi delle tematiche e sviluppando poi i temi nell'improvvisazione. Questo è un altro linguaggio, oppure c'è un linguaggio tipico del luogo di origine, per cui ogni gruppo ha una sua particolare dotazione artistica. Noi abbiamo attento alla musica popolare, mettendo, innervando il rock con dei temi classici della pizzica, della tarantella, oppure dei madrigali della musica medievale. E idem facevano anche gli altri gruppi. In Inghilterra si usano le ballate irlandesi, quelle scozzesi, leggiamo Jethro Tull per esempio, usava molto questi stilemi della musica popolare. Quindi diventava una specie di melting pot dove c'erano molte influenze e il tutto diventava un linguaggio molto molto diversificato e molto creativo. Parliamo quindi del Prog Exhibition, PFM, Osanna, Banco, Nuova Raccomandata, Trip, Tagliapietra e i grandi ospiti internazionali, tutto in due serate memorabili. Un bilancio e un commento di Franz Liscioccio e PFM sulla manifestazione. Non può essere che positivo, perché grazie a Dio tutta questa gente è rimasta viva, vitale, suona ancora, suona con grande successo, ma soprattutto porta avanti quell'idea di musica italiana che non è mai stata seconda a nessuno, forse da un punto di vista puramente anagrafico all'Inghilterra, però diciamo che l'Inghilterra si è molto ispirata alla musica classica italiana e noi abbiamo preso forse dall'Inghilterra lo spunto e lo slancio per lanciare questa musicalità che è un po' calza a pennello sul tipico modo italiano di vedere la musica. La musica progressiva italiana è un linguaggio riconosciuto in tutto il mondo ed è proprio grazie a questo che è amata in moltissimi paesi. Abbiamo fan in tutto il mondo e tanto è vero che molti di questi fan sono venuti proprio a Roma al Prog Exhibition. Far calcare il palco nello stesso momento ai gruppi italiani più importanti che festeggiavano i 40 anni di questo linguaggio
e alcuni artisti stranieri, tra cui Ian Anderson con PFM, poi c'era John Wetton con il Banco, poi c'era Tiz Van Leer. Insomma, un bellissimo modo per fare una festa, per dire che i giovani amano, i giovani intendo dire quelli che oggi rifiutano le playlist delle radio e hanno bisogno di una musica più immaginifica, una musica che gli permette di essere protagonisti, perché quando ascolti poi un'improvvisazione riesci ad essere te stesso guidando una macchina emotiva e fantastica che gira nel tuo corpo e nella tua mente. Un grande successo e che avrà probabilmente un seguito. Manifestazioni come Prague Exhibition possono farci ben sperare quindi in un concreto ritorno di interesse verso il progressive? Lo abbiamo chiesto a Lino Vairetti, leader e cantante degli Osanna. Questo sicuramente, perché penso che dopo 40 anni il prog ha dimostrato che, come i corsi e ricorsi storici di Vico, ritorna ogni qualvolta nella società c'è un calo culturale, per cui significa che il segno fortemente espressivo e culturale di questo genere musicale ha una valenza che dura nel tempo. Quindi immagino che in questi due giorni fatti a Roma del Prog Exhibition c'è stato un pienissimo del teatro, con persone intervenute anche dall'estero, dal Cile, dal Giappone, dal Messico eccetera. Credo che ci sta una voglia di ripresa su questo tipo di stile musicale. Vairetti, c'è qualcosa che le manca o che rimpiange degli anni 70? Sì, forse lo spirito di aggregazione della gente. In quel periodo era molto bello stare insieme, si ascoltava musica anche se non era necessariamente fatta da divi, si ascoltavano anche i gruppi minori, si ascoltava, c'era il desiderio di condividere un percorso culturale, musicale, artistico insieme fra fruitori e chi proponeva i linguaggi artistici a 360 gradi. Oggi invece è molto più selettiva la cosa e purtroppo, colpa dei mass media, si è abbassato il livello culturale, per cui si creano delle nicchie, per cui è più difficile poter usufruire di buona musica, di buona arte eccetera. Quindi mi manca l'aggregazione, quello spirito di solidarietà collettivo, quel virus che aveva un po' catturato i giovani dagli hippie in poi, questo si è un po' perso, questo sì.